Su una strada trafficata a Cornaredo, vicino a Milano, c'è una trattoria con una strana insegna. Do. Do in giapponese vuol dire via, ma in questo caso sono le iniziali dello chef Davide Oldani. La cucina di Davide vuole essere semplice, una cucina del levare. L'idea che ha alla base dell'intero sistema è quella di cucina pop. Pop è inteso come, nel mio caso, popolano, perché è una cucina per tanti. La sua visione va dalla maniera di stare a tavola, agli ingredienti che usa, fino ai prezzi, pop o lari. Abbiamo a pranzo una proposta con due portate a 11,50 €. La proposta della degustazione è a 32 € 4 portate, viene cambiata una volta al mese ed è quella che ci dà la possibilità di mettere ogni ingrediente stagionale o mensile da far assaggiare all'ospite. Ma mangiare al suo ristorante non è così semplice. Infatti le prenotazioni sono addirittura da un anno all'altro. Ma se si è fortunati si trovano posti last minute. Per Davide la giornata al ristorante comincia con la stretta di mano a tutta la sua brigata. Un rito che implica una forma di rispetto. Il cambio è... Mettete una cipolla di forno, o se è impegnato quello anche di più va bene, ok? Quando vuoi, chef. Il piatto firma di Davide è la famosa cipolla caramellata con grana caldo e freddo. A vederlo uscire dal forno somigliano a delle piccole deliziose tartatin. Allora, famosa cipolla caramellata. Questa è la cipolla dorata. La cipolla dorata è quella che c'è per 2/3 dell'anno, tranne in estate, il resto, le 3 stagioni, autunno, primavera, inverno, facciamo questa cipolla. Viene caramellata perché è cotta come una tartatin di mela. Burro e zucchero sotto nello stampino. La cipolla tagliata a metà, rivoltata, la sfoglia e cottura in forno. Quando la togli la capovolgi come la tartatin e la pronta. Ma c'è la sfoglia sotto? Questa, o sì, questa è un intorno di sfoglia. Ah, okay. Questa è la cipolla. Andiamo a mettere dolce e salato. Questo qua è il gelato. Gelato di? Di grana. E questo qui è lo stesso gelato, però non mantecato ma sciolto, quindi caldo. Quindi come ti dicevo, caldo. Caldo freddo. Dolce e salato. Esatto. Questo è il piatto finito, quindi caldo, caldo, freddo, dolce, salato, poi morbido, croccante della sfoglia e direi che ora la puoi assaggiare. Attenzione che è un po' calda, eh? Un pezzo sotto della sfoglia. Quella che è il gelato è fatto con grana, latte e zucchero. Questo non lascia la fiatella? No. È sicuro? No, questa abbiamo già provato, abbiamo già fatto tutte le prove. Prima. E non lascia fiato? No, perché viene cotta a vapore. Cioè noi per la grossa produzione la cuociamo prima a vapore, poi la tagliamo, togliamo la parte esterna e poi la caramelliamo, quindi a doppia cottura. Il progetto Do si estende al di là della sua trattoria. Infatti sono considerati membri a tutti gli effetti anche alcuni dei suoi fornitori, come il fruttivendolo a pochi metri di distanza. Buongiorno Michela, ciao Carlo. Qui siamo dove parte tutto il Do, tutto il progetto della cucina pop e della stagionalità del Do, perché principalmente stiamo cucinando cose stagionali e fondamentalmente verdura e frutta. Quindi adesso nel tuo menù troviamo questi prodotti. Assolutamente, il mio menù, Carlo, guarda che sta preparando adesso, fuscandoli.
sono asparagi? Asparagi selvatici, e questi sono 20 giorni all'anno, quindi in questo periodo sia la barba dei frati che il bruscandolo c'è, e quindi in questi 20 giorni nel menù degustazione ho presente questi due ingredienti. Questo invece? Questo invece è crescione, è un'altra erba che è molto profumata, un po' dolce, che utilizziamo anche questa in una zuppa, in una vellutata tiepida nel menù degustazione. Poi naturalmente asparagi, questi sono asparagi bianchi. Che buono! Buonissimo. Per la cipolla caramellata no, o no, usi no, questo? No, assolutamente, no. Il cipollotto lo usiamo per altre cose, ma non per la cipolla caramellata. Ah. Questo qui è l'altro asparago verde che utilizziamo per una carne, questo. Mentre invece il bianco lo utilizziamo come antipasto con una sardina in salagione, con un uovo, eccetera, un piatto che poi domani assaggeranno. Allora, cosa fai tu, Davide? Vieni qua la mattina, vieni a fare la spesa da Carlo? Ecco, no, l'ordine parte normalmente la sera precedente. Carlo al mattino alle 5, alle 4 va al mercato, seleziona la verdura per noi e poi quando arriva ce la consegna a lui direttamente. Perché la vita del cuoco è quella di cucinare il prodotto che una buona persona, un professionista come Carlo, porta direttamente. Quindi il messaggio nuovo nella cucina pop è anche da prevedere il fatto che il fornitore, tra virgolette, collaboratore Carlo, deve essere pagato quando mi consegna la roba, in maniera tale che il fatto che io paghi subito lui possa essere motivato per lavorare bene, certo, e per cercare la mia materia prima. È un rapporto di fiducia che c'è tra me. Te fai parte del DOC. Esatto. Lui, ecco, questa cosa alla sera cosa... lui mi telefona, mi dice ho bisogno la merce, ho bisogno questo tipo, bisogno. E oggi Carlo cosa hai mandato da Davide? Oggi io gli sto mandando l'agretto, bruscandolo. È il momento di farsi una bella passeggiata per Milano. Ci facciamo offrire il caffè da un'amica speciale di Davide, Milly Moratti. Milly è molto ospitale e si agita con grazia nella sua bella cucina. Eccomi. Ciao Milly. Ciao. Ciao Michela. Ciao. Ciao. Passavamo dal centro, volevo far assaggiare soprattutto il tuo buon caffè. Ma come? Qual è la specialità di questo caffè? Beh, essenziale è il fatto che nella napoletana il caffè passa non sopra i 100 gradi come in tutte le altre macchine, ma passa perché rovesci. Per peso, per gravità. Goccia dopo goccia, ma ci vuole anche un sacco di tempo. No, mica tanto, è il tempo dell'amicizia. Bene, prima di tutto tavola, il caffè, no? I napoletani lo torrefacevano in casa e oltretutto lo macinavano sempre nel macinino ogni volta. Quindi bisogna fare come un buchetto, si dice come un copo Vesuvio. In questo buchetto ci metti un pochino di cacao se vuoi, se no non ce lo metto. Io ci metto la cannella. Ah beh, anche. Ecco, adesso la lasciamo andare perché deve far venire fuori la lacrimuccia qua. E poi? Allora, poi la giri. Quando viene fuori la lacrimuccia si capisce che l'acqua sta bollendo. Nadazzole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Il tempo dell'amicizia è passato. La vostra amicizia si basa sull'Inter. E abbiamo fatto questo programma, questo evento alla Pelota qui a Milano, dove prendevano vari personaggi e questi personaggi per 15 minuti parlavano della semplicità sul palco. E io ho fatto questo, c'era Milly, poi dopo questo mio intervento ci siamo venuti a parlare, ho parlato dello spaghetto in bianco, eccetera. Perché ero intrigata dall'idea di sfidarlo allo spaghetto in bianco, che uno dice cosa vuoi che sia lo spaghetto in bianco. Ma invece qual è la tua ricetta? Ma no, è una serie di attenzioni che anche lui, cioè lo spaghetto lo tieni appena un filo meno cotto del dovuto, perché gli lasci, quando lo scoli, un po' della sua acqua. Il burro l'hai un pochino già sfrantumato, il formaggio ce l'hai lì vicino, tutto diventa una cremina morbidissima
e è buonissimo anche se non è niente. Poi quello che ci accomuna è la visione un po' della cucina, perché la mia cucina è una cucina anche trattata in maniera molto normale, molto da mamma. Sì. E con Miglia andiamo molto d'accordo sul fatto della stagionalità. Sta piano piano, voce a voce. Sì. E mi va per infusione. La cosa bella che mi è capitata con Milly l'anno scorso, quando dopo Madrid, che sono stato invitato sempre a bere il caffè perché ero qua in centro e ho toccato con le mie mani la Champions, sì, che aveva qui in casa. Sì. Proprio mentre Davide parla della sua passione per l'Inter, arriva il presidente Massimo. Non capisco se è appena uscito dalla siesta o è stanco dalla lunga giornata. Il presidente ci invita in salotto, dove rompo gli indugi e gli chiedo una foto per mio marito, che è un interista sfegatato. Posso farmi la foto così la posso mandare a Enrico, posso? Scusa, no, dopo sì, te è tutto qua, scusa. Te la no, faccio io? Sì, pensa quanto rosi. Torno ad essere simpatico dopo questa foto. Adesso lo mandiamo. E poi adesso ne fai una tua merda, così. Ecco, presidente, ultima. Grazie. Ok, cioè io lo sai di che sono veramente gelosa una vita dell'Inter. Pezzi. Dell'Inter. Sì, l'ho visto fuori una sera da solo con l'Inter. Grazie, andiamo alla pizza. Andiamo a lavorare. Manca zucchero. Vale, ora arriva la sfoglia. Quella rana volante là. Primo e aglio la mette per il jus, la base. Life, no? Troppo bello. Vai. Quanti siete in cucina? 11. 11 qua. Però qua il cuoco porta il piatto in tavola, giusto? Poi a pranzo e a cena ci diamo il cambio fuori e dentro, in maniera tale che tutti possano vedere cosa accade fuori quando servono i piatti. Se un cliente non è contento, se ha qualcosa da dire. E poi soprattutto perché il cuoco, quando porta il piatto, riesce a spiegare i particolari. Questo è un piatto della carta attuale, la carta primavera. Come vedi, naturalmente abbiamo gli asparagi, i tre colori. Ok. Questo è quello rosso che però noi coloriamo un po' di più anche con la barbabietola. Però la qualità dell'asparago è della Brianza ed è rosso. Questo è quello verde, questo è quello bianco di Bassano. E qua abbiamo la mozzarella. Banalissimo, finta mozzarella, che è uovo. È un uovo affogato, uovo in camicia. Molto molto curato e ben fatto. Infatti è perfetto, sembra veramente una mozzarella. Esatto. Quindi è la bravura dei ragazzi che acqua, aceto, fanno il vortice col cucchiaio e poi buttano l'uovo. E poi soprattutto quando l'uovo è così ben fatto è anche perché è di altissima qualità, cioè è freschissimo. Questi sono fatti al momento e c'è la gara per chi lo fa più rotondo possibile. Niente, questo è un piatto che secondo me è molto interessante perché c'è una salsa di nocciola, sì, che dà la tonalità, è un po' la firma di questo piatto. C'è l'uovo, il doppio uovo, cioè l'uovo di gallina e poi l'uovo della bottarga di tonno. Quindi la bottarga sbriciolata con l'asparago e... Quindi morbido, croccante, freddo, sì, caldo. Tutte le caratteristiche di quello che è la cucina, la mia idea di cucina, la nostra idea di cucina. Perché se gli ingredienti che ci sono in questo piatto ti piacciono, c'hai tanta possibilità di amarlo questo piatto perché ha un giusto equilibrio tra il dolce, il salato, il croccante, il morbido. Quindi adesso lo assaggiamo? Certo che sì. Grazie. Pronti per un secondo delicatissimo. Uovo affogato, asparagi e nocciola setata.
Fate cuocere delle uova in camicia. Mettete in un piatto una base di salsa fatta di purè di nocciole, latte e un po' di maizena. Aggiungete le uova in camicia e gli asparagi rossi, bianchi e verdi. Completate con la bottarga sbriciolata. Davide posa spesso per campagne pubblicitarie e servizi fotografici. Oggi lo accompagno a uno non convenzionale, un servizio fotografico d'artista. Ma il numero quale deve essere o cambia? Lo faccio di 3x5. Okay. Maurizio Galimberti compone l'opera di fronte ai nostri occhi. Le foto vengono montate nella sequenza che sono state scattate. E poi cambia colore, quindi sì, fa parte del futurismo. Si stanno sviluppando. Sai che questo ti costa 15 cieli? Sì, certo. Qui il naso è staccato, ma a me piace perché dà l'idea del movimento, quindi tanto chi se ne frega, non è una foto fatta con la forbice. Poi ci sta, come se lui è di fermo e tu entra dentro, è un discorso di ritmo. Il mitico ragazzo di campagna. Si può valere un po' per te, un po' per me che veniamo a Milano. Sì, veramente. Tu invece dove sei? Io di Meda, Brianza. Ecco qua, così. È come quando fai il soufflé che tiri su e pronto, no? Soufflé, si dice soufflé. Giusto. Questo qui come si chiama? Dire lecca lecca è brutto, come lo chiamiamo? Lollipop. Lollipop. Movimentoso. Tu da quant'è che usi questa tecnica? Lo faccio dal 1989, dal 91 è diventato proprio il mio lavoro e la cosa ha funzionato. Niente Davide, allora questo qui è quello che dovremmo fare per la finish, allora li ho sentiti, i marchi li ho tolti e ho messo questo. Subito dopo Maurizio mostra a Davide un'opera più grande per un evento del Salone del Mobile. Poi qua bisogna piazzare questo. Io pensavo non qui, ma qui così, o qua, secondo me qui, come qui. Levare la mano qui, no? Visto che abbiamo già... No, però la mano era bella perché era... Cioè io pensavo, se tu sei d'accordo, che questo sei tu, no? Questo. E questo qui è il frullino. A me è capitato tante volte di andare in ristoranti importanti, poi con orgoglio dico io sono amico di Davide Oldani, non ce n'è uno che non le conosce, non ce n'è uno che lo stima, veramente un mito assoluto. E la cosa bella è che quando che vai lì da lui è alla fine è un posto semplice, cioè un posto che veramente nella semplicità ha la sua magia. Al posto semplice intanto si sta facendo il servizio. Ti rimane la classe tutta più bella, più buona. Pronta, ready to go. Andiamo cannelloni. Via, Ale, let's go, baby. Lui chi è? Ibe Matsumoto, lo chef. Lui è con me da quando abbiamo aperto il Do e qualche anno prima anche. Siamo andati in sintonia sulla filosofia della buona cucina e quindi è rimasto in Italia. E dove hai studiato, Ide? Basta. Io ho studiato, praticamente sono nato cucina francese e poi filosofia più bello, adesso per me la cucina italiana. Qua cosa stai preparando?
qua e... È l'antipasto anche questo, di questa carta primavera. Qui c'è una base di baccalà mantecato. Allora, il concetto del piatto, tu lo vedrai adesso, è la sardina con il burro e il pane. E molti posti danno come antipasto. Allora, ho pensato di modificare leggermente e di alleggerire questo piatto e di metterlo appunto nella carta primavera. Abbiamo fatto la base di baccalà mantecato, però la mantecatura del baccalà la faccio solo con un po' di sedano rapa, purea e pochissimo olio. Viene mantecato a mano. Questa è la salsa che darà la firma finale, che è una salsa, se vuoi, di verdura. È verdura, solo verdura. Allora, adesso il burro dovrebbe essere pronto. Poco idem. Questa è la sardina che noi prendiamo e mettiamo in salagione, cioè sale e zucchero, che è il primo metodo di conservazione del pesce. Vieni. Okay. Questa è la sfoglia di pane. Il burro è speziato, l'hai già speziato? Sì, con noce moscata e poi sale e zucchero. Ok. Allora, sto dicendo che questo metodo di conservazione fa sì che la sardina non venga cotta col vapore, quindi rimanga, sai, se appena passa la cottura, il pesce azzurro si spalda. Invece così c'è un metodo di cottura molto antico che va col sale e lo zucchero. Lo zucchero dà gusto e il sale cuoce. E quindi rimane la carnosità del pesce, però rimane anche il gusto del pesce azzurro. Quindi qui hai il burro che... normalmente è montato. Sì, quindi mangi meno grasso. Esatto. E qui il concetto era appunto di riprendere pane, burro e sardina. Prego, salve, se dimmi se... Te lo preparo io? Vieni, aspetta qua. Così. Burro. Buonissimo. Credo che il buon cibo debba essere mangiato e ricordato bene, e lo puoi far ricordare solo se dopo aver mangiato dormi bene e ti alzi bene. Ed ora un buon aperitivo da fare a casa. Sfoglia di pane, sardina, burro e baccalà. Preparate una base di baccalà mantecato con sedano rapa e poco olio. Aggiungete la salsa di verdure. Posateci sopra le sardine. Mettete sulle sardine una noce di burro speziato con noce moscata e zucchero. Affiancate due sfoglie di pane tagliato a macchina e passatele nel forno. Tra poco impareremo una rivisitazione del risotto alla milanese. Bella e seducente, è solo mia. A posto, Davide, è tutto? Acqua, tutto. Camera d'aria? Sì. Vabbè, non ti sei depilato, ma fa niente. Pigliamoci la prossima. La prossima volta. Step. Fai step. Ok, niente ceretto. Vabbè. Andiamo. Aspetta, iniziamo. Andiamo giù verso Cusano. Ti seguo come al solito. Con la tua meccanica semplice e perfetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta. Vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo smog. Risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga e non ne posso fare a meno. Se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri e fatichi sempre poco. Con una sudata scoppiata. Ma guarda, è caldo, ci fa sudare, non è la velocità. Mi ha toccato i 45, eh? Guarda, te lo dico subito. Sì, 40, quasi 45. Per 30 secondi 45 va bene. Una volta al giorno va più che bene. L'obiettivo è 50 per un'ora. Bene, grazie. Grazie a te, Davide. Ciao Massimo. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Ciao, ciao, ciao. Secondo me un gioiello. Ho appuntamento con Davide dopo il giro in bici a casa sua, sempre a Cornaredo. Ciao, buongiorno. Ciao, Michela. Come stai? Bene, tu? Bene. Benvenuta. Chi sono? Un po'
un po' le mie passioni, un po'. Questo l'ho riconosciuto, vabbè, diga bu, eh. Grande Luciano. Questo faccio un'intuizione, papà. Certo che sì. Questo non lo so. Questo è un grande capitano, Zanetti. Questo è un pallone dedicato. C'è anche la torta, eh. Oh, l'ha fatta mamma? Eh sì. E che dice tua mamma di questo tuo successo? Me la fermano in paese e le chiedono di me e lei fa finta di niente. La tua famiglia ti ha appoggiato nel certo. tuo lavoro? Se non avessi, credo che se non avessi avuto la mia famiglia non avrei sicuramente fatto il cuoco o avrei intrapreso questa strada molto dura, con molto sacrificio. Io l'ho fatto perché anzitutto mi piaceva la cucina, ma tra il piacere e il praticare quotidianamente un lavoro duro ne passa. E questa forza l'ho avuta proprio dai miei genitori, principalmente da mia madre, devo dire. Perché ricordo i primi tempi da Marchesi che io praticamente partivo da Cornaredo per andare in corso 22 marzo alle 6:30 del mattino, mi alzavo. E arrivavo a casa alle 2 di notte. E mi ricordo cose bestiali di questa donna che ogni mattina alle 6:15, 6:30 mi chiamava. E io disperato piangevo, non volevo andare. E lei ogni giorno diceva: dai Davide, questa è l'ultima mattina, domani non vai di sicuro. Quanto sei rimasto a Marchesi? Marchesi in totale avrò fatto sui 10 anni, tra il primo periodo, il secondo e il terzo. Quindi ho fatto più periodo, sono partito da aiuto cuoco a capopartita, chef. E poi andai a Londra alle Gavroche quando era 3 stelle Michelin. E da lì iniziò tutta il cominciare a capire che se volevo fare in maniera seria il cuoco dovevo assolutamente non evitare gli ostacoli ma saltarli. Questo quadro bellissimo. Non è un quadro, questa è una copia di questo ragazzo che si chiama Bruno Cannucciari, che è il disegnatore di Lupo Alberto, che mi ha regalato questa mia figura abbinata alla mia prima macchina di 2-3 anni fa, con tutto il bagaglio che io mi porto in giro. Ho voluto vedere Davide Viaggiatore con il bagaglio, e naturalmente il bagaglio non può che essere di accessori da cucina, ma anche di accessori che io ho disegnato. Nel suo studio Davide tiene tutti i suoi ricordi con un ordine quasi maniacale. Ben serviti. Questo è Marchesi come capopartita, 9 settembre 89, prima di partire per Londra. Attestato di ben servito, che cos'è? Sono le referenze. Quello di Marchesi, questo... Posso leggerla? Certo, Marchesi ti faccio vedere. Quello lì è il certificato di ben servito. Ti do il ben servito. Esatto, quello che si chiamava ben servito di una volta. E questa che è una cosa unica. Guarda la data e leggi... Milano, 31 agosto 93. Queste due righe... Sono una mia cosa personale, che mi dicevano che ero sulla strada giusta di continuare così e che sicuramente sarei arrivato. Due parole. È il momento della ricetta da rifare a casa. Allora, adesso facciamo questa ripresa insieme. Facciamo questo che noi chiamiamo You Chef, ed è una ricetta che tutti possono fare a casa. Ok. Ok, quindi una ricetta semplice. Proviamo a fare un riso. Questo è il riso, secondo me, più importante di quello che è la cucina di Do.
dovrebbe essere il risotto alla milanese. Io ho cambiato il nome, io ho cambiato il metodo e il modo di fare, di concepire il riso. Allora, qui io inizio con un'acqua appena salata. Ma la tostatura del riso c'è o no? No, non la faccio la tostatura del riso. Credo che non sia importante, perché ormai i risi quando arrivano sono già pronti, sono già brillati, sono già puliti, non è più come tanti anni fa. Quindi ho pensato bene di cucinare il riso con un goccio di acqua come se fosse un risotto tradizionale. Un po' di grana e pochissimo burro. Poi io metto sempre un goccio di aceto nel riso per contrastare la parte basica, la parte più amidosa. Quindi l'aceto, il goccio di aceto rileva anche il gusto. Questa è un po' di maizena con un goccio di acqua che sto stemperando, che è un po' dura, però ce la faremo. Siccome credo che mettendo lo zafferano nella cottura del riso, siccome questo prende quasi 20 minuti di cottura, un po' di profumi volatilizzano, si spezzano, non sono completi. Poi è anche bello vedere il pistillo del zafferano, perché anche il rosso, la cromaticità, dà importanza al pH. Quindi ho pensato che in questa maniera avessi il gusto dello zafferano e il fatto che il pistillo rimanesse intatto. Allora, qui vedi, Michela, questa è acqua che bolle. Aggiungo un goccio di maizena. Questa è la salsa finita. Questa quindi è acqua e maizena. Aggiungo il pistilli di zafferano. Vedi la trasformazione, vedi che comincia a colorare lo zafferano. Metto un tocco di sale alla fine. Aggiungiamo un goccio di zucchero. Guarda che bello. Prova. Zafferano, lo senti? Vedi, qui adesso rimane ancora 5 minuti, neanche. Teniamo tiepida e poi facciamo quello che bisogna sul riso. Vedi, così si colora piano piano. Questo è il riso mantecato, Michela. Sempre a velo. Quindi questo è il foglio bianco. La tua firma. Questo è il mio modo di vedere lo zafferano con il riso. Vediamo come si chiama? Si chiama zafferano e riso alla milanese. Voilà, ecco il nostro riso. Mi è venuta un'acquolina. Michela. Nostro pranzo. Davide mi offre un pranzo alla sua trattoria e lì scopro che piatti, posate e bicchieri hanno delle forme davvero strane. Però aspetta un attimo, questa cos'è? Questa è una posata che si chiama Passepartout, che io ho disegnato, che ci aiuterà a mangiare questo piatto. Perché a Milano sai che c'è l'abitudine di mangiare il riso con la forchetta. Secondo me è scomodissimo. Ho pensato di fare questa posata che trancia dalle due parti, quindi ambidestro, e poi inforca con questo centimetro neanche di rebbia che serve per inforcare quelle cose che oramai dalla cucina escono pulite, dal gambero ai ravioli, alle verdure. Piccola spiegazione su questo piatto, un riso con pane, pepe nero, marsala. Io direi, per mantenere il croccante, di prendere un po' di pane con questo riso e un goccio di salsa. Perché il pane è croccante, il riso è cremoso e poi c'è il dolce del marsala. Fai questa operazione e poi assaggi. Senti tutto, e il pepe. Buonissimo, perché non so se è un primo o un dolce, non lo so. Tutta la cucina circolare che io faccio. Tutti questi piatti che sono alla base della nostra cucina hanno questo contrasto equilibrato, che è un po' la linea che segue tutti i nostri piatti, cioè dolce, salato, morbido, croccante. Dove bevo? Se devo darti un consiglio io, per la praticità, per sentire il profumo più diretto del vino, dalla parte più alta.
etichetta italiana. Che bevendo dalla parte alta tu hai il naso dentro e senti i profumi più diretti. E quindi, altra cosa importante, non inclini la testa e vai avanti a guardare negli occhi la persona con cui stai a tavola. Quindi è la convivialità all'italiana. Eh sì, anche i bicchieri non sono da meno. La sezione design del progetto DO poi è molto ampia. E poi il nome di questi bicchieri. Si chiamano Verdot, che in francese il sound di apostrofo e AU è acqua, e questo Verdot bicchiere DO. Questo è un piatto che ho disegnato per completare la tavola pop. Mi sono ripreso un po' la rivincita da piccolo, quando per finire il cibo, siccome ero obbligato dai miei a finire ogni cosa che avevo nel piatto, dovevo stare ad alzare il piatto, metterlo su, ogni cosa, ogni minima goccia poi che rimaneva dovevo mangiare. Ecco. E quindi questo si chiama Land, la linea di piatti si chiama Assiette d'eau, ed è inclinato solo per evitare, quando uno mangia, di alzare il piatto per terminare il cibo. La bacheca. Ecco. Apriamo. Ecco, qui c'è un po' tutto il mondo, no, dai libri. C'è quello che vuoi. La t-shirt. Anche questa te la regalo. Magliettina? Cucina poco. No, cucina poco. Questi sono gli occhiali, questi te li regalo. Infatti, stanno benissimo. Poi vediamo un po' cosa c'è. Questo cos'è, scusa? Questo è un cucchiaino Lavazza, la mia idea che loro producono. E il buco serve per... No, per... Fai un no, caffè serve per favore, così vediamo che serve. Manu, il buco in mezzo è semplice, serve per non rompere o limitare la rottura della crema che si forma sul caffè. Vedi che si spezza poco la crema. Sì. E quindi il caffè contiene profumi volatili che, se spezzando la crema, volatilizzano, quindi l'aroma lo perde. Questi sono i profumi. Profumo. Abbiamo fatto anche i profumi. Ma tipo Ferrariago, la cosa è spunzi a tavola. Perché tipo Ferrariago? Do è un'altra cosa. No, vabbè, ma adesso è un profumo da tavola, è un profumo di quella spezzata. È un profumo che si chiamano Davide. No, quella lì è la macchinetta, cosa non... Senti la macchinetta. Non ti lascio fare, ma voglio dire. I profumi si chiamano Davide. Fare. Prendi la. Questo è un profumo di dragoncello e arancia che noi utilizziamo per... Fai finta! Buono, sento che dragoncello... Ma c'è l'arancia? Sentiamo un altro profumo. Adesso te lo dico io qual è. Adesso quando va di Davide. Credo sia cioccolato e timo. Cioccolato e timo, bravo. I libri che hai scritto? Sono tre libri. Uno è Cuoco andata e ritorno. Ma questa è la tua storia. Questa è la prima. Questa l'ho letta. Questa è ancora la storia un po' più approfondita. Sì. Poi la pop, la nuova grande cucina italiana. Quindi di ricetta e il gioco di squadra, perché è importante per me comunicare la squadra, quindi i ragazzi. E qua ci sono tutti i tuoi ragazzi. Ci sono tutte le ricette, i ragazzi, il gioco di squadra. Davide disegna i suoi oggetti in collaborazione con suo cugino architetto. In questi giorni sta lavorando alla rivisitazione di una sedia da ristorante che presenterà durante il Salone del Mobile di Milano. Ciao Davide, come stai? Bene, grazie. Stefano, arriva. Stefano Giacuzzi. Ciao, non ci sono mai. Stai? Ciao. Posto? Bene. La sedia ha come scopo di liberare i clienti da tutti gli oggetti che di solito posano sul tavolo. Secondo me la barra è un po' alta. Sì, io abbasserei un po' sia la parte sopra che la parte sotto. La giacca che tu appendi va contro la testa del cliente, quindi secondo me dà anche fastidio. E direi il mio accomodo lo confermiamo, quindi partiamo con tutto. Tra poco un altro piatto popolare. Riso e risone con lattuga in salsa e asparagi bianchi. Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. Una fame.
mamma mia. Lo sporca, perché io quando mangio giacco come bambino. Piange, davvero. Avvertimi se c'ho il golpe. Io? Tutta marrone. No, scherzo. Dopo questo buon gelato comincia un tour de force di eventi durante il Salone del Mobile, in cui Davide è coinvolto in diverse maniere. Il primo è una mostra d'arte dal titolo Vanni Cuoghi versus Davide Oldani. Vendetta, un piatto che si gusta freddo. Ma come l'hai fermato? No, è una gelatina, abbiamo pensato di mettere dentro questa gelatina vegetale che tenesse un po' la temperatura e di stravolgere un po' quello che era l'idea di Marchesi, perché Marchesi questo piatto lo vede come un velo nel piatto con la sua foglia d'oro bella, quadrata. E fatta così ho pensato di stravolgerlo un po' proprio per dare importanza a questo piatto. E perché è stato scelto proprio il Principe Carlo? Ma perché è una vendetta più attuale, una vendetta che tutti quanti conosciamo, quindi il fatto di mio e di Marchesi siamo attuali. Quindi tu sei Principe Carlo? Dovrei essere, esatto, il mio, è sempre detto il mio secondo padre, quindi può essere anche messa anche su quel... Su ogni piatto è dipinta un'immaginaria ironica vendetta. Aggressive amanti possono torturare un indifeso Casanova. Polifemo dimostra di essere più furbo di Ulisse. E persino il principe Carlo si vendica dell'ingombrante regina Elisabetta. Al secondo evento, pieno di mondanità da salone, viene presentata la sedia di Davide. Qui abbiamo le due tasche, telefono, chiavi, occhiali, tutto dentro, e poi mi siedo. La cosa che non riuscivo a sopportare al Do era di vedere tante cose sul tavolo. Purtroppo il mio locale è piccolo, i tavoli sono piccoli, era l'unico modo per poterli mettere. Con queste sedie libero lo spazio del tavolo. Questa è la pop sedia. Pop chair. Pop chair. Neanche il tempo di salutare e via di corsa la consacrazione del Temporary Do, dove l'atmosfera del Salone del Mobile è ancora più evidente. Qui ci siamo quasi. Legumi al cucchiaio, stracciatella di bufala, fave e fave di cacao. Allora, questo è l'antipasto, partirei dal primo piatto perché siamo in cottura col riso. Vladimir ha appena terminato la cottura, questo è riso e risone. Il risone è una pasta che noi tostiamo. Mettiamo in questo flan, in questo stampino di alluminio con un po' di pane. Questa è la salsa di lattuga, perché questo è un piatto che noi facciamo, risulta un po' asciutto perché c'è la parte del pane all'esterno, dentro c'è pasta. Quindi la salsa va a condire il piatto, questa salsa è fatta con lattuga frullata e un goccio di olio d'oliva. Però adesso devi assaggiare, insomma. Certo che sì, l'ho già assaggiato prima. Vabbè, però qua. Adesso sono quasi in uscita, siamo pronti. L'uomo del Do ha detto sì? L'uomo del Do ha detto sì. Ed è anche molto buono. Poi cos'altro abbiamo? Io ho fatto solo una selezione di mozzarella, di stracciatella di bufala, anzi se vuoi assaggiarla. E cosa significa che hai fatto la selezione di stracciatella di bufala? Quindi ne ho assaggiate più di una e tra quelle buone questa è una stracciatella che viene fatta vicino a Cornaredo, quindi è anche un prodotto che usiamo al Do. C'è molta panna rispetto alle altre dove c'è più latte, quindi è molto cremosa la panna. Abbiamo abbinato questo flan di piselli e fave, quindi un po' dolce, abbiamo questa che è cremosa. E questo sopra sono le fave di cacao amare. È visivamente è anche bello e poi sicuramente buono. I piatti sono distribuiti ai voraci invitati. È un gran successo.
Salutiamo di corsa Maurizio che espone la foto che abbiamo visto al suo studio e via! Cambio evento, cambio atmosfera. Catering per una cena esclusiva dove è presente Philip Stark. Possiamo andare? Possiamo andare, ragazzi? Vai. Via, via. I piatti di battaglia di Davide fanno mostra di sé. I suoi asparagi e lo zafferano e il risotto alla milanese. Tutto va a gonfie vele. Prende lui il posto, Vladimiro prende il posto. Piano, per favore, usciamo con due piatti, per favore. Due, perché là si rovescia il piano. Grazie. Due piatti. Delicato. Milano. Solo qui puoi incontrare uno chef che si inventa designer, che espone in una galleria d'arte e poi cucina per Philip Stark. Sarà forse il salone del mobile che ci rende tutti così creativi? Ed eccoci alla nostra ricetta di You Chef. Zafferano e riso alla milanese. Cuocete il riso in un po' d'acqua, mettete un po' di grana e pochissimo burro. Sciogliete della maizena in acqua bollente fino ad ottenere una salsa. Aggiungete alla salsa i pistilli di zafferano, un pizzico di zucchero e uno di sale. Lasciate raffreddare la salsa. Mettete nel piatto una base di riso mantecato e completate con la salsa di zafferano. Alla prossima puntata! That tonight's gonna be a good night.